collega, sono appunto un loro collega e oggi avrò il piacere di parlarvi dei set, del mio modo di interpretarli. Tra l'altro non mi nascondo che sono uno dei miei due argomenti preferiti, oltre quello dell'ordine delle operazioni all'interno di Tableau, e cercherò un po' di riportarvi alcuni casi d'uso che alle volte possono aiutare a proporre delle soluzioni eleganti agli utilizzatori finali. Durante la mia attività professionale mi occupo appunto di guidare i clienti con delle soluzioni tecniche che possono aiutarli a dare un senso ai loro dati, a porre i loro dati al centro delle strategie aziendali. E per farlo mi occupo sia diciamo, di tutta la parte back-end, quindi della realizzazione di Data Warehouse e di sistemi di ETL, ma anche di realizzazione di dashboard, che possono aiutare appunto il cliente finale a dare un senso alle informazioni. Non mi dilungo perché con Davide abbiamo preparato una scaletta alquanto articolata, per cui passiamo direttamente al fulcro dell'incontro. A dopo, lascio la parola Praticamente a Davide. da questo momento in poi la sessione è registrata, quindi se volete, non volete comparire o cose del genere, potete mettervi in muto e non mostrare la camera. È registrata perché poi Tableau la pubblicherà nella sua pagina YouTube e quindi sarà accessibile poi in un secondo momento a chiunque. Poi questo è l'unico scopo. Ma andiamo alla presentazione, alle nostre attività di oggi. Ok, allora io, come ho detto, come vi ho anticipato, vi mostrerò la parte dei parametri, quindi che cosa sono e come utilizzarli, quindi un po' di tip and tricks. Su che cosa sono, in realtà il parametro in Tableau è una variabile di qualsiasi formato, che può essere quindi una stringa, un numero, una data, e può essere utilizzata praticamente ovunque, come valore costante all'interno dei campi calcolati, nelle reference line e poi dalla 2019.2 di Tableau anche come nelle action. Ha il vantaggio che è indipendente dalla data source, perché il parametro è agganciato esclusivamente a tutto il workbook. Quindi, indipendentemente da quale data source utilizziamo per fare i nostri calcoli, le nostre analisi, il parametro vive ed esiste. Diciamo che all'inizio il suo principale modo con cui poteva essere utilizzato era quello di consentire all'utente di scegliere quale misura o quale dimensione andare a visualizzare. Quindi, attraverso la realizzazione di un parametro, per esempio, che come vedete si costruisce così, qui lo chiamo scelta misura parametro, posso andare a definire qual è il formato del mio parametro, quindi nel mio caso una stringa, il current value lo gestiamo dopo. Qui abbiamo le possibili azioni che possiamo fare sul parametro, quindi assumere tutti i valori, una lista di valori e nel caso di dati o di numeri un range di valori. Nel mio caso stiamo utilizzando come database il sample superstore di Tableau, così lo conosciamo un po' tutti. Quindi quello che voglio fare è dare all'utente la possibilità di andare a cambiare la misura e scegliere tra il sales, il profit e la quantity. Ok? Quindi tu nella sezione dei parametri mi ha aggiunto il parametro, che se vado a mostrare, come vedete, può assumere esclusivamente ed unicamente un unico valore di quelli presenti. A questo punto faccio un campo calcolato, lo chiamo scelta misura, dove faccio un case, anzi faccio un if. E scelta misura parameter uguale, anzi faccio un case, faccio prima. Quando questo è uguale a sales, allora voglio la misura sales. Quando è profit, prendo il profit.
quando è quantity, al netto di errori di battitura che sono spesso faccio, prendo il quantity. Quindi che cosa ho fatto? Ho creato un campo calcolato che prende il mio parametro, vede come è valorizzato e in funzione di come è valorizzato mi va a plottare la misura che ho selezionato. Faccio ok, per comodità scelgo qui segment, vado a prendere il mio campo calcolato che ho creato, che mi sa che non ho salvato. Ah no, eccolo qua, scusate. Lui in questo momento mi sta mostrando il venduto, ma cambiando il parametro, la valorizzazione del parametro, come vedete, mi sta cambiando la sua visualizzazione, la misura che sto utilizzando. Posso fare la stessa cosa direttamente anche con la dimensione, andando a creare un parametro che lo chiamo scelta dimensione, utilizzo sempre una stringa, faccio una lista e qui faccio S quando voglio segment, oppure C quando voglio category. A questo punto mi ha creato il campo calcolato scelta dimensione come ho fatto prima con un case. Questa volta è scelta dimensione e quando è uguale ad S, allora voglio il campo segment, quando il campo è uguale a C, then prendo category. Come vedete, la differenza che ho fatto rispetto a prima è che quando intanto scusate, lo mostro. Quando sono andato a creare il campo calcolato qui, posso associare un qualsiasi valore che può essere distinto da quello che sto mostrando, perché magari per comodità mi è comodo utilizzare delle valorizzazioni diverse e mostrare comunque un campo un po' più esteso. Quindi a questo caso, invece del segment, metto la scelta dimensione. A questo punto, come vedete, sto plottando qui il segment, ma nel momento in cui cambio la mia dimensione nel parametro, sto plottando quello che è la valorizzazione del category. Ok? Diciamo che questo era il primo modo per cercare di far vedere, per utilizzare il parametro. Un altro modo per utilizzare i parametri è quello di calcolare il top n, dove n è, diamo la possibilità all'utente di andarlo a personalizzare. Quindi se prendiamo customer name e andiamo a costruire il nostro top n, by field, abbiamo già la possibilità di scegliere la nostra n, invece di avere un valore costante, 5, 10 è quello che vogliamo, andiamo a creare quello che è un parametro che chiamiamo top n parameter, che in questo caso lui sa che deve fissare come valore intero. Ci fa scegliere un valore minimo e massimo che va da 1 a 100. Possiamo scegliere gli step, questa volta qui lo partiamo da 5 e arriviamo a 50. Quando il workbook è aperto, il current value che è associato a questo valore qui, l'aggiornamento avviene in auto. Il formato del campo lo possiamo scegliere, quindi come vedete possiamo personalizzare anche il formato del campo, quindi inserire le cifre decimali se lo riteniamo opportuno, un currency, la percentuale oppure un valore custom. È ovvio che in questo caso possiamo scegliere, essendo un valore intero, un numero intero. Faccio OK, scelgo nella top n la mia misura su cui voglio calcolare la top n. Faccio OK e a questo punto, come vedete, sto stampando le mie top 5. Mostro sempre il parametro. Come vedete, mi ha creato uno slide che
uno slide che man mano che lo faccio crescere o diminuire, anche qui il parametro mi fa aggiornare quella che è la top n dei valori che voglio visualizzare. Un altro modo molto importante su cui lo si può utilizzare un parametro è andarlo a sfruttare per quel che sono i confronti temporali. Quindi, fissato una certa data, fissato un certo periodo, quello che lo utilizziamo per fare dei confronti temporali in un range di date che in realtà non stiamo visualizzando. Questo che cosa significa? Significa che nel mio caso, se voglio mostrare il valore di un determinato mese, del venduto diviso per regione, quindi in questo caso mostro il venduto, lo mostrerò come KPI e magari lo ingrandisco un po'. Ok, lui qui sta sommando il sales per regione di tutti i mesi, i giorni che abbiamo a disposizione. Se io lo voglio fissare su un unico mese, posso prendere order date, lo metto qui, scelgo Month of Year, mi scelgo un mese e a questo punto sto visualizzando quello che è la valorizzazione di un mese. Ovviamente ho applicato un filtro, quindi se voglio sapere se ho fatto un valore maggiore o minore rispetto al mese precedente o all'anno precedente, non lo posso sapere perché questo mio subset di dati è limitato esclusivamente al mio mese di riferimento. Quindi che cosa faccio? Mi sono creato un campo calcolato, che è un semplice date trunk per mese della mia order date. A partire da questo vado a crearmi un parametro che, come vedete, è così. Ora, per formattazioni dovrei ristamparlo, lo trasformo in una data, vado a cambiare il formato del mio parametro e lo voglio come mese e anno. Come vedete, mano a mano sto giocando un po' con le impostazioni del parametro, quindi ho una formattazione un po' più comoda. Ok, ho costruito il parametro a partire da un campo calcolato che, nonostante il valore sia un valore data, me lo sta stampando come se fosse una stringa, un mese e anno. E faccio OK. Lui mi ha costruito questo parametro che l'ha riconosciuto come data. A questo punto vado a crearmi un campo calcolato che è un booleano, io di solito li chiamo come flag. Scusate, flag month di order date. E gli vado a dire quando il mio order date month, che è il campo calcolato che ho creato, è uguale al mio parametro. Quindi che cosa voglio fare? Voglio creare un booleano, quindi una condizione di true false che mi va a dire true quando il valore del mio parametro è uguale al valore del mio campo. Ok? Quindi mostro il parametro. Quindi per comodità prendiamo dicembre 2021. Vado a mostrare il mio campo flag, che ovviamente non ho salvato, scusate, lo ricreo. Ok, lo vado a mettere come vero nei filtri, scelgo vero e quindi ovviamente in questo caso io sto mostrando dicembre 2021, novembre 2021 e così via. Ora, che cosa voglio fare? Cosa posso fare adesso? Voglio andarmi a calcolare il valore dell'anno precedente. Quindi, nello stesso modo, lo chiamo year over year del sales, dico if order date month è uguale a date add, lo faccio per sull'anno, su order date parameter, virgola, tolgo un anno,
Allora mi stampo il venduto, and. Il meno 1 prima del parametro. Ok, mi sbaglio sempre le sintassi con... Sì, perché su SQL è diverso. Esatto. Ok, perfetto, grazie. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato a calcolare quello che è il valore meno 1. Devo togliere questo filtro qui. Ok. Quindi che cosa sto mostrando qui? Qui a questo punto ci sono quasi, ho mostrato quant'è il valore dell'anno meno 1. Devo aggiornare anche il valore del venduto, quindi devo farmi un campo calcolato dove vado a fare current, current sales. Mi copio la formula che faccio prima. A questo punto non ho più bisogno di andare a eliminare, a calcolare l'anno meno 1. Quindi ho il current sales che è il 78.000 per l'area centrale e l'anno precedente è 51.000. A questo punto calcolare la variazione percentuale è semplicemente un rapporto tra questi due campi. Ok? Quindi diciamo che l'utilità qui in questo caso, come ho detto prima, non potevo farlo utilizzando dei filtri perché un filtro mi va a limitare quelli che sono i campi, la mia sezione di dati. Dopodiché, con la release 2019.2 sono state rilasciate quelle che sono le parameter action, quindi la possibilità di andare a aggiornare i parametri a partire da un clic che facciamo su un grafico. E questo ha aperto veramente a tante nuove possibilità a livello di interazioni tra i grafici. In primis, l'esempio più banale è quello delle reference line, cioè a partire da... Mi piacerebbe che cliccando su un punto, per esempio di questo mio scatter plot, dove sto mostrando il profitto in relazione del venduto per ogni cliente, questa... entrambe le mie reference line per profitto e per venduto si aggiornano in funzione di dove vado a cliccare, quindi renderlo dinamico. Ok? Questo mi aiuterà anche per farvi vedere come si va a creare quello che è una parameter action. Ora, per comodità, io già mi sono costruito i due parametri, che sono sales parameter e profit parameter, che vedete che sono qui, profit parameter e sales parameter. Quindi, in questo caso, siccome sono nel worksheet, vado a creare la mia action. Tra le action esiste il change parameter e questa la chiamo profit. Lui mi chiede da quale sheet, o nel caso in cui fossimo su una dashboard, da quale dashboard partire, qual è il parametro che voglio far aggiornare, nel mio caso il profit parameter, qual è il campo che mi fa aggiornare il parametro, nel mio caso il sum of profit. Mi chiede la funzione di aggregazione, se è diversa rispetto a quella che è presente. Dopodiché ho due altre operazioni. Queste qui, run action on, che è la stessa che vediamo nelle action, quindi la modifichiamo con l'hover, al select o al menu. Diciamo che io tendenzialmente scelgo sempre il select. Che cosa succede quando togliamo la selezione, manteniamo il valore corrente oppure gli associamo un valore costante? In questo caso manteniamo il valore corrente. In un altro esempio vi farò vedere quando impostare un valore costante. Faccio la stessa cosa per il profit, per il sales, scusate. Anche qui parto dal sheet, faccio sempre il select, prendo il sales parameter sul sum of sales, la funzione aggregazione è sempre la sum e lascio il valore corrente. A questo punto, come vedete, ad ogni click la mia reference line si aggiorna.
Quando deseleziono, la mia reference line resta posizionata, le mie reference line restano posizionate all'ultimo click che ho fatto. E questo è, diciamo, che è un modo interattivo per utilizzare quelli che sono i parameter action. Quindi, rispetto a prima, dove avevamo dei parametri fissati e potevamo agire solamente con uno specifico menu, come abbiamo visto qui, che sia uno scroll bar per i numeri interi o che siano delle, un drop down list per quanto riguarda date o stringhe. Qui in questo momento stiamo utilizzando un grafico per andare ad aggiornare quelli che sono i parametri al fine di cambiare la nostra visualizzazione. Un altro modo per utilizzare le parameter action è quello della symmetric drill down. Asymmetric drill down che può essere fatto sia con le parameter action che con le set action. Viene fatto allo stesso modo, la differenza sostanziale è questa. Con il parameter action, per natura del parametro, la selezione che si può fare è univoca, quindi possiamo selezionare un parametro per volta. Nelle set action avremo la possibilità di fare selezionare più oggetti per volta. Ma che cos'è la symmetric drill down? La possibilità di fare un drill down, invece che con, con la solita gerarchia di tableau, che è con questo più o meno molto piccoli, che spesso risultano molto scomodi, e che comunque vanno a esplodere tutte le categorie, quindi fanno un drill down completo, fare un click su una determinata sezione, una determinata categoria, e fare, avere il drill down solo per quella categoria, come vedete. È ovvio che nel momento in cui vado a scegliere una seconda categoria, questa azione non viene applicata, perché ricordiamoci che il parametro lo fa, come parametro può essere selezionato un oggetto per volta. Se vogliamo la possibilità di cliccare su più categorie e vedere il drill down su più categorie, siamo costretti a passare per le set. Il modo con cui viene costruito è praticamente identico, la differenza è che utilizziamo un parametro in set. Come si costruisce una symmetric drill down? Facciamo finta in questo caso che lo voglio realizzare per le categorie di prodotto, quindi per il category, sempre su una misura che per comodità scegliamo sempre il sales. Quindi sto mostrando la category e il sales. Vado a costruirmi un parametro in funzione delle categorie. Quindi faccio da qui create parameter. In questo caso lui ha esplorato tutti i valori distinti che sono all'interno delle categorie e me l'ha inserito. Vado ad aggiungere quello che è un valore dummy. Ok, ora vediamo perché vado ad aggiungere un valore dummy. Quindi qui non vado a toccare niente perché ho già tutte le mie categorie e il valore dummy. E ho costruito questo mio parametro e ve lo mostro. Mettiamo qui. A questo punto vado a farmi un campo calcolato e lo chiamo sub category drill down, dove gli vado a dire se la mia category è uguale al mio parametro, allora mi stampi subcategory and metto un and per farmi vedere che cosa in realtà fa, dopodiché quell'end lo andiamo a correggere. Vado a stampare il mio campo calcolato. Quindi che cosa succede? Siccome sto selezionando il mio parametro le forniture, lui mi sta stampando solo il drill down della fornitura, ma non degli altri elementi. Ovviamente qui nella formula che ho costruito volontariamente c'è il null, perché non ho inserito una condizione di else. Quindi torno qui, aggiungo il mio else, metto un blank. Non faccio nient'altro che far finta che non ci sia niente. In realtà è semplicemente un blank. A questo punto vado a costruire la mia parameter action. Questa la posso cancellare, che è quella dell'altro. Faccio la mia parameter action. Lo chiamo asymmetric su category. Mi parte da questo sheet.
Il parametro che si deve aggiornare è categoria parameter. Esatto. Sul campo categori. A questo punto vado a postare il mio set value a all. Ok? Perché cosa può succedere? Voglio fare in modo che quando nessuna categoria viene selezionata, il mio parametro venga associato ad all, e a quel punto sembrerà che non sto facendo il teardown, ma sto guardando solo la mia categoria padre. Faccio ok. Quindi, come vedete, questa è la mia situazione originale, dove non c'è il drill down, perché in realtà con quel set che ho fatto, la mia categoria selezionata è all. Nel momento in cui vado a cliccare su una categoria, vado a vedere il suo drill down. Anche qui, essendo un parametro, posso fare una selezione per volta. Quindi se vado a cliccare anche Office Supplies non mi funziona, ma devo cliccare solamente Office Supplies per vedere il suo drill down. Se voglio fare una multiselezione, devo passare per un set. Un altro modo, altri modi, diciamo, per andare a vedere, utilizzare quelli che sono i parametri. Questa volta lo facciamo all'interno di una dashboard, è utilizzarlo nei filtri come highlight o come proportional brushing parziale. Che cosa voglio intendere? In questa dashboard, senza troppi estetismi, non mi sono preoccupato di farla figa, abbiamo dei pallini che vanno a rappresentare tutti gli anni che sono presenti nel nostro database, sempre su Questore. Di default è selezionato l'anno 2021. Come vedete anche qui, ma voglio la possibilità di andare a cambiare l'anno andando a cliccare su uno dei pallini, come se fosse un menu invece che fosse una trend line. Ok? E questa è la possibilità di applicare un filtro. Dopodiché voglio utilizzare sia un highlight che un proportional brushing parziale. Quindi andando a cliccare su un segment, per esempio corporate, come vedete nella mia trend line sto andando a evidenziare quello che è il mio segment corporate rispetto agli altri due segmenti nella mia trend line mensile, e in questo horizontal bar chart sto mostrando quant'è la quota della corporate rispetto al totale, quindi quant'è il parziale che mi sta facendo il segmento corporate rispetto a tutto il valore del venduto. Il proportional brushing, vedremo anche dopo, può essere fatto anche ovviamente con le set, stessa cosa con l'highlight. È ovvio che il vantaggio che abbiamo utilizzando il parametro è quello di avere anche qui una selezione univoca. Quindi nel momento in cui andrò a selezionare un altro segmento, la mia dashboard si aggiorna, non posso selezionare le due. Come vedete anche qui è voluto, è rimasto grigio perché non è possibile selezionare due elementi per volta. Ok? Quindi step by step, come andiamo a realizzare queste funzionalità? Il filtro temporale. Qui sto rappresentando una trend line mensile del valore del venduto e qui sotto sto mostrando con questa highlight table per ogni settimana, per ogni giorno della settimana, come lavora il mio venduto. Ok? La situazione comunque che non mi piace è avere questo scroll bar molto lungo perché sto mostrando tutte le settimane di tutto il mio range temporale. Io vorrei di default partire con un determinato mese, quindi vedere solo 4 settimane, e poi a clic nella mia trend line a far aggiornare questa mia right table. Quindi che cosa farò? Andrò a costruire un parametro che chiamerò order date month parameter, che è quello che mi va a definire qual è il mese all'interno di questa trend line che col parametro action verrà poi aggiornata, e fare in modo che questo grafico venga aggiornato, quindi semplicemente con un filtro, al click che farò su questa trend line. Questa è la mia trend line, questa è la mia highlight table. E dovrei avermi già costruito il campo order date per month, così come l'ho fatto prima. Quindi vado a costruirmi ancora una volta il mio campo calcolato, il mio parametro, scusate. Anche qui per comodità
lo mostrerò sempre come visualizzazione mese-anno, ma solo questa è una comodità che rappresenta comunque il mese che abbiamo. Qui magari metto un date che è un po' meglio non si dice. Ok, ho costruito il mio parametro, order date month parameter, 2. A questo punto mi faccio, lo mostro. Andiamo sempre a mostrare uno degli ultimi, dicembre 2021. A questo punto mi faccio un campo calcolato, che è sempre il mio booleano, LG, month, lo chiamo month trend, e questo dico quando order date month uguale a order date month parameter 2, che è quello che ho creato. Come vedete, vado a scegliere sempre quella che è il vero. A questo punto mi sta selezionando solo il dicembre 2021. Torno nel mio mese, voglio fare un giochetto aggiuntivo, aggiungere come colore qui questi incolorare i miei pallini, di modo che faccio vedere sempre qual è il mese che sto utilizzando. A questo punto torno nella mia dashboard. Qui, come vedete, sto intanto qui. A questo punto posso fare un fit per comodità. Perfetto. Qui di default sto guardando dicembre 2021. Da qui faccio una parameter action. Questa volta la faccio sulla dashboard, che a partire dal mio trend mi va a aggiornare il parametro 2 dal campo month. Questa volta non mi interessa farlo partire da un determinato valore. Vi faccio vedere la funzionalità di Hover, tanto così per farvi vedere, che magari non. Quindi andando con il mouse, vedete, spostando con il mouse, la mia dashboard si aggiorna, il mio grafico si aggiorna. Adesso per comodità vi faccio vedere col select che è comunque fatta meglio. Quindi posso cliccare una qualsiasi settimana e come vedete, questa mi si aggiorna. Ok? Diciamo che questa è una potenzialità per utilizzare all'interno di una dashboard un parametro molto potente che prima non si poteva fare. Quindi andare a mettere un highlight su un filtro che stiamo applicando utilizzando un grafico per andare a veicolare l'altro grafico attraverso un filtro. Proporzional brushing parziale. Questa volta lo facciamo sul segmento clienti. Mostriamo il totale del venduto. Solito bar chart che facciamo sempre per facilità, per velocità. Andiamo a creare il nostro parametro a partire dal segment. Ormai questo qua l'avete imparato a memoria. E questo lo chiamo segment proportional brushing parameter. Aggiunto i valori. Anche qui sarò costretto ad aggiungere il valore dummy nel momento in cui niente è selezionato. Mostro il parametro. Questa volta non farò una parameter action perché tanto avete visto come si fa. Mi faccio il mio solito campo calcolato booleano, che alla fine per me, per come lavoro io, è il trucco per riuscire a fare qua quasi tutto, PB, e quando dire quando segment è uguale al mio segment parametro che creiamo. Se lo vado a mettere nei colori, nel momento in cui mostriamo anche la leggenda, ok, nel momento in cui affaccio lo voglio grigio, nel momento in cui vado a scegliere, no, scusate, qui dovevo mostrare in realtà la category, perfetto, nel momento in cui vado a scegliere un segmento, posso andare a veicolare quello che è il mio proportional brushing. Come prima, nella mia parameter action, vado
vado a impostare il valore dummy per far vedere il valore completo, quello che abbiamo visto qui. Così c'è impostato di default il valore dummy, ve la faccio vedere. E qua, il valore dummy. E quando è scelto un segmento, questo verrà aggiornato. L'AI table sostanzialmente si fa nello stesso modo, quindi utilizzando sempre, ve lo faccio vedere così, trasformo questo, metto order date, magari faccio un quarter che si vede meglio, perfetto. Lo vado a dividere per segment, quindi abbiamo le tre linee. Utilizzando la stessa tecnica di prima, andiamo a fare un highlight di quella che è la categoria selezionata. Ok. Ultima cosa che voglio mostrarvi oggi è un po' un trick, che magari in alcuni casi può non essere bellissimo da fare, ma può essere utile, la possibilità di andare a cambiare un grafico, di far scegliere l'utente, di come la possibilità di andare a cambiare un grafico all'utente. Quindi, in fondo io qui ho utilizzato delle immagini, quindi andare a consentire all'utente di guardare la stessa informazione facendo scegliere quale grafico, quindi o una torta, quindi quanto è ripartito il venduto all'interno di una torta, o semplicemente per questa categoria di prodotto attraverso un bar chart. Qui la tecnica che andiamo a utilizzare non è solo il parametro, una parameter action, ma anche un container, perché sostanzialmente la tecnica è quella di andare a realizzare due sheet diversi, uno con la visualizzazione, in questo caso, che è il bar chart, l'altro che è il pie chart, attraverso un filtro che è vincolato dal parametro che ci fa switchare tra un grafico e l'altro, riusciamo a far vedere solo uno dei due, cioè... Scusa Davide, prima che vai avanti, i grafici possono essere indipendenti, vero? Non devono essere fatti sulle stesse misure e dimensioni. Sono grafici indipendenti, esatto. Quindi in realtà puoi anche scegliere di fare grafici con dimensioni e misure diverse e quindi al click fare scegliere se vedere o l'uno o l'altro. Okay, grazie. O addirittura parametrizzare anche quello che poi vai a mostrare nel tipo di grafico. Sì, esatto. Può essere un grafico qualsiasi, quindi uno sheet qualsiasi della dashboard. Okay. Certo. Esatto. Infatti, per farvi vedere, ho fatto un altro esempio. Ho realizzato una line chart del venduto per quarter diviso per sempre per segmento. E un'area chart che è lo stesso grafico dove da una parte voglio vedere il valore di uno confrontato con l'altro. Dall'altra parte sto vedendo la somma di entrambi, quindi quasi fosse quindi uno stacked, ok? Per comodità mi sono fatto anche lo sheet che già mi sono preparato con valorizzato sì, per switchare da un'area chart al grafico al line chart. A questo punto vado a prendere un container orizzontale o verticale, nel mio caso non cambia, lo vado a inserire in questo spazio. Scelgo il line chart e scelgo il mio area chart. Tolgo entrambi i titoli e questo è fondamentale. Ok? A questo punto voglio fare in modo che al click dell'uno o di questo simbolo, mi si veda l'uno o l'altro grafico. Quindi che cosa faccio? Mi creo un parametro, che dovrei averlo già creato in realtà. Segment graph parameter, vediamo se c'è. No, creo un parametro che è una stringa. Lo chiamo choose segment chart. Gli faccio una lista. Qui gli dico che voglio l'area oppure il line. Ok? Dopodiché mi crea un campo calcolato che si chiamerà choose, scegli grafico.
che è semplicemente valorizzato con il mio parametro. Mostro il parametro. Come vedete qui, sarei selezionato l'area, scelgo la linea, prendo il mio campo calcolato che ho creato, che è questo, lo metto nei filtri e scelgo line. Vado nell'area chart, mostro il parametro. Prendo l'area, prendo il mio campo calcolato e lo seleziono. A questo punto, magicamente, torno nella mia dashboard e vedo solo uno dei due. Faccio la mia parameter action, la faccio partire da questo sheet qui, mi va a aggiornare il mio parametro in funzione di un campo che ho già definito. Mi sono perso qualcosa, aspettate. Ah, sì. Ho sbagliato io a creare il parametro. Praticamente l'errore mio è stato questo. Vi faccio vedere. Questo si chiama area chart e questo si chiama dot plot. Quindi nel mio parametro devo dargli la stessa nomenclatura. A questo punto devo andare a modificare anche il filtro, non da qui, ma qui. Ecco, questo giustamente è aria. E questo è il mio dot. Una cosa che verifico una cosa, scusate. Devo modificare questo. Questo è quello che avevo fatto. Quindi qua scelgo dot plot e qua scelgo area. Torno qui, lo rendo un attimo, tolgo la leader, perfetto. A questo punto, come vedete, la mia action funziona. Quindi anche qui, per rispondere anche alla domanda di Cinzia, sono due grafici che in realtà stanno mostrando due informazioni diverse. E quindi ho avuto la possibilità di far cambiare all'utente che tipo di grafico visualizzare e che tipo di analisi fare. E con questo io ho finito un po' la carrellata delle parametri, ma soprattutto delle parameter action, come utilizzarle. Se non avete domande, passiamo alla parte di Sante, o comunque se poi durante lo speech di Santi vi vengono domande, possiamo fare anche dopo alla fine. Io in realtà ne avrei una, Davide, ma se tu avessi fatto show me, se avessi scelto vari grafici, cosa sarebbe cambiato in questa presentazione? Qui dici. In alto a destra, nell'angolo, sali, sali, ecco, show me. Ok. Ecco, qui hai i vari grafici, no? Sì, ma questo agisce sul singolo sheet e non è disponibile all'utente che sta guardando la dashboard nel tableau server, solo a chi ha il tableau desktop. Ah, ok, però Finale. Cioè. l'utente che ha il desktop lo usa tranquillamente lo show me senza fare quello che hai fatto te. Assolutamente. Diciamo che la funzionalità che ho usato io, questa di cambiare grafico attraverso una parameter action, è indirizzata verso l'utente che naviga le dashboard nel tableau server o tableau online. Quindi Ah, non ha il ok. desktop, quindi
gli diamo la possibilità di fare un'analisi diversa, ma lì ovviamente non nel desktop, sarei un matto a fare una cosa del genere. Esatto, sì, non ti seguivo. Ok, benissimo. Quindi, diciamo che era tutto indirizzato verso l'esperienza dell'utente finale, dando la possibilità all'utente di fare delle azioni diverse rispetto a, in più rispetto a quelle che potevamo fare prima senza le parameter action o così. Ok. È un'altra domanda per piacere, ma quando leggevo caption lì, l'avete creato voi per dare una guida all'utente su cosa fare mentre si lavora? Nel worksheet, show caption, lo puoi posizionare. Ma questo è questo di default, esatto, che ce l'ho anch'io, ma quest'altro che in italiano l'hai fatto te... Io l'ho scritto io a mano. A mano, quindi, man mano che tu... ti muovi nei vari sheet, scrivi esatto. Quello che devi fare. Diciamo okay. Che mi serviva... Una sorta di guida in linea, esatto, insomma. Esatto, mi serviva a me nel caso in cui non riuscivo a seguirmi, potevate leggere, e anche a me come linea guida per ricordarmi quello che devo fare. Beh, è utile anche per condividerla con dei colleghi, magari, spiegargli esatto. Cosa deve fare, come si può muoversi, sì. Ok, grazie. Niente. Davide, una domanda a livello generale sul parametro, sono Laura Dami. Sì, ciao Laura. Allora, tu hai creato un parametro indicando tu dei valori. Mi sembra che sia possibile anche popolare questo parametro prendendo il contenuto da un campo, se non ricordo male. Ecco, e volevo chiederti, nella nostra esperienza ci siamo trovati un po' in difficoltà, perché se il contenuto di quel campo... ovviamente nel tempo cambia, si aggiungono nuovi valori, eccetera. Il parametro rimane però congelato. Dipende da quale release stai utilizzando. Scusami? Dipende da quale release di Tableau stai utilizzando. Ah, ok, perfetto, era il mio sospetto. Le più recenti hai la possibilità di, ti faccio un esempio. Quindi la 2019 ha questo problema? Non mi ricordo onestamente. Ok, perché era il mio sospetto, infatti. Con la 2020 sicuramente non è questo problema. Tu però credo che nella la 19.3 sia stata introdotta la possibilità di aggiornare il parametro all'apertura del workbook. All'apertura del workbook, che sarebbe esatto. Perfetto. Guarda, perché finora abbiamo ovviato facendolo a mano, però non va bene. Infatti, non è il massimo. No. Quando crei un campo, a partire da un campo per comodità, no? Sì. Quindi qui c'è la stringa where workbooks open. Ok. Mi puoi dire in funzione di quale campo, a partire da quale dato. Perfetto. Da quale campo, lui praticamente ogni volta che apri il workbook si calcola il distinct e se si aggiunge un valore te lo aggiunge. Perfetto, allora controllerò. E inoltre quando il workbook si apre puoi anche dire quale deve essere il valore preferenziale di default che devi assumere. Ok, perfetto. Grazie a entrambi. Niente. Prego. Ok, dai Sante, direi che ci sono quasi stato, ora tocca a te. Va bene, cercherò di essere così, così bravo e coinvolgente. Allora, questa azione interromperà, ok. Ok, mi confermate di vedere lo schermo? Sì. Ok, perfetto. Allora, ringrazio Davide per aver un attimino anche parlato dei parametri, che sono sicuramente una delle entità molto importanti all'interno di Tableau, in quanto ci permettono di dare profondità e interattività all'analisi. E quello che vi ho spiegato in realtà sarà anche utilizzato nella mia presentazione, che benché focalizzata sull'utilizzo dei set, farà vedere anche l'utilizzo di set e parametri in maniera combinata. Ma io partirei subito da introdurre a tutti il concetto di set. I set sono sostanzialmente un'entità all'interno di Tableau che ci consente di che possiamo creare in maniera customizzata sulla base di una dimensione. E all'inizio i set potrebbero sembrare molto simili ai gruppi oppure potrebbero sembrare molto simili ai filtri. In realtà hanno delle caratteristiche, delle peculiarità molto
diverse. Innanzitutto, per esempio, i set, a differenza dei gruppi, permettono di raggruppare dei membri in una dimensione, ma hanno la caratteristica, a differenza dei gruppi, di essere dinamici. Oppure potrebbero a volte essere utilizzati come filtri, ma nel momento in cui non sono utilizzati come filtri hanno delle caratteristiche particolari, tant'è vero che all'interno dell'ordine delle operazioni hanno una loro collocazione, ma a differenza dei filtri possono anche essere utilizzati per non filtrare i dati, ma solo per metterli in evidenza. E questa premessa era doverosa perché, come saprete, molto spesso ci sono all'interno nell'utilizzo di Tableau delle circostanze tali per cui si potrebbe arrivare allo stesso risultato utilizzando strumenti diversi. Infatti ci sono casi in cui i set potrebbero essere utilizzati come filtri o casi in cui i set potrebbero essere utilizzati al posto dei gruppi. Però ci sono dei casi in cui l'utilizzo del set rimane l'unica scelta possibile. Quello che mi piacerebbe che a tutti voi rimanesse subito dopo questa presentazione è il fatto che il set sostanzialmente è una sorta di collection per chi è abituato ad utilizzare magari dei programmi, dei linguaggi di programmazione. Infatti le collection sono sostanzialmente degli oggetti, delle entità che ci permettono di salvare al loro interno dei membri. E la cosa più importante, dicevo, che mi piacerebbe rimanesse subito dopo questa presentazione è che l'utilizzo di un set sostanzialmente divide, oltre a consentirci di creare un subset del nostro set originario per da analizzare, divide questo set originario in tutto ciò che appartiene al set e tutto ciò che non appartiene al set. In poche parole, quando noi, per esempio, tutti conosciamo il sample superstore, andiamo a creare un set su una dimensione, nel momento in cui il set viene popolato, lo spazio di analisi si divide in ciò che è incluso nel set e in ciò che non è incluso nel set. Quindi il risultato della valutazione di un set è sempre e soltanto un booleano, quindi o vero o falso. Una cosa che differenzia il set dai parametri è non soltanto il fatto di poter memorizzare, poter tenere memoria di valori multipli, mentre come abbiamo visto il parametro può solamente memorizzare valori singoli, o meglio uno alla volta. Ma un'altra caratteristica di differenza dei parametri è il fatto che i set sono definibili solamente all'interno del data source, mentre il parametro poteva essere definito nel workbook ed essere utilizzato un po' dovunque. Da dove nasce la limitazione del set all'interno del data source? Nasce dal fatto che i set possono essere creati su una dimensione. Siccome le dimensioni sono degli attributi dello specifico data source, va da sé che quando creiamo un set su una dimensione, questo set può vivere solamente all'interno del data source per il quale è stato pensato. Esistono sostanzialmente tre fattispecie di set. Questi sono i set statici, i set dinamici e i set combinati. Nel proseguo di questa presentazione vi mostrerò come crearli e come poterli utilizzare al meglio nelle nostre analisi. Brevemente, come riconosciamo i set all'interno del datapane? Sostanzialmente i set definiti dall'utente sono facilmente riconoscibili nel pannello dei dati attraverso questa icona che richiama i diagrammi di Venn, mentre ci sono altri tipi di set che Tableau va a creare automaticamente, e per esempio quelli creati automaticamente quando viene creato un action, perché le action create da Tableau alla fine vengono gestite come se fossero dei set, oppure i set che vengono creati in maniera automatica quando implementiamo uno user filter per la cosiddetta row level security, ovvero noi consentiamo all'accesso di un determinato utente di vedere solamente una porzione dei dati della sorgente dati. Ma quello su cui noi ci concentreremo oggi sono i set definiti dall'utente. Allora, partiamo con il primo esempio. In questo caso vi mostro come poter creare un set e parto da uno scenario, ovvero supponiamo di avere il nostro ufficio marketing che sta valutando delle azioni, dei pacchetti di azioni,
e abbia l'esigenza, per esempio, di suddividere i nostri clienti in quattro cluster. Questi quattro cluster vengono sostanzialmente, nel mio esempio, identificati dall'intersezione della media del profitto e della media delle vendite, in modo da identificare qui in color violetto i clienti alto spendenti con alto profitto, clienti alto spendenti con basso profitto, eccetera, eccetera. Come possiamo andare a definire un set? In questo caso, il set statico è un set che può essere creato direttamente dalla visualizzazione. Io qui l'ho già creato per voi, ma vi faccio vedere come partire da zero. Io qui ho creato questo set che si chiama I Sales and I Profit Customer Static Set, che è questo, e l'ho già messo sulla visualizzazione. Ora lo tolgo. Quindi, se dovessimo partire da zero, per creare un set direttamente dalla visualizzazione, noi dobbiamo semplicemente andare a selezionare gli elementi sulla visualizzazione. Ci compare questo menu. Possiamo utilizzare il Create Set e andare a creare il set. Questo pannello è il pannello tipico dei set statici. Infatti, noterete successivamente che il pannello dei set dinamici è completamente diverso. Quando andiamo a creare questo set statico, abbiamo la possibilità su questo pannello di escludere degli elementi dal set, quindi dall'insieme, e avere la possibilità anche di definire questo set in esclusione piuttosto che in inclusione, e quindi poi possiamo salvare e avremo così creato il nostro set statico. Io l'avevo fatto precedentemente per voi, ed era appunto questo I Sales, I Profit Customer Static Set. Vedete? Il pannello è sostanzialmente identico. Come sono andato ad utilizzare questo set? L'ho utilizzato sfruttando, portandolo innanzitutto sulle marks nei colori e utilizzando la proprietà show in or out of set. Praticamente questa proprietà mi divide, come dicevo all'inizio, lo spazio d'analisi in tutto ciò che appartiene al set e in tutto ciò che non appartiene al set. Sfruttandolo in questo modo, io sono andato a diciamo, utilizzare la decodifica dei colori, assegnando un colore a tutto quello che è all'interno del set e un colore a tutto quello che è all'esterno del set. Per esempio, se avessi utilizzato quest'altra funzionalità che ci compare, quest'altra feature che ci compare quando utilizziamo un set, ovvero Show Members in Set, la mia visualizzazione sarebbe totalmente cambiata, perché lo Show Members in Set automaticamente va, a porre un filtro con i soli membri appartenenti al set, ma sull'utilizzo dei set come filtri ci torneremo, tra poco e sarà sicuramente molto più chiaro. E utilizzato in questa maniera, la decodifica dei colori dà sostanzialmente un colore a tutti i clienti che fanno parte del set. Ovviamente, il modo migliore di utilizzarlo in questa visualizzazione è questo, in modo da avere subito chiari quali sono i clienti alto spendenti e quelli che non lo sono. Qual è la, diciamo, quali sono alcune caratteristiche del set statico? Sicuramente un pro del set statico è quello di poter essere definito su più dimensioni. Come ricorderete, ho detto all'inizio che i set possono essere creati su una dimensione, ma i set statici possono essere creati su una combinazione di dimensioni. Mentre il contro sta nel fatto che il set statico, in quanto definito appunto staticamente, non può variare nel tempo e non si aggiornerà se, per esempio, dovessero cambiare i dati sottostanti. Quindi, se domani dovessero variare i dati sottostanti e l'average dei profitti e delle vendite dovessero cambiare, i nostri clienti all'interno del set rimarrebbero sostanzialmente gli stessi.
andiamo a vedere un'altra modalità di utilizzo del set statico. Come vi dicevo, una delle proprietà del set statico è quella di poter essere definita su più dimensioni. Se notate, questo grafico sostanzialmente è lo stesso scatterplot che abbiamo utilizzato nella prima visualizzazione, ma a differenza della prima visualizzazione ha nel livello di dettaglio due dimensioni, la subcategory e la regione, mentre vedete nella prima visualizzazione avevamo solamente una dimensione che era quella del cliente. Come andiamo a definire questo set statico? Come abbiamo fatto prima, ora tolgo quello che avevo creato per voi. Quindi senza la definizione del set, noi avremmo avuto questa visualizzazione. Siccome si tratta di un set statico, questo va sempre comunque creato direttamente dalla visualizzazione. Selezioniamo gli elementi, possiamo creare il set. Vedete, il pannello che ci viene proposto, oltre diciamo ad avere sempre la possibilità di andare in esclusione, ha la peculiarità in questo caso di avere due dimensioni, che sono appunto le dimensioni del livello di dettaglio della nostra visualizzazione. Come prima possiamo andare ad escludere manualmente dei membri, ma addirittura qualora sul livello di dettaglio ci fossero state più dimensioni, avremmo anche potuto escludere delle dimensioni. Ora, tornando alla vista originaria che avevo preparato, in buona sostanza qui abbiamo una vista di dettaglio che riporta sales and profit con le medie su tutto il dataset e il livello di dettaglio a livello di subcategory e di regione. Vi faccio vedere come già questa visualizzazione, per quanto statica, potrebbe può essere di aiuto all'analisi. In questo caso ho unito all'utilizzo del set statico una proprietà che probabilmente spesso passa inosservata, che è questa allow selection by category, ovvero consenti la selezione per le categorie. Questa è una proprietà che si ritrova all'interno del tooltip. Cosa succede? Quando noi andiamo su un punto, abbiamo la possibilità di selezionare le categorie, in questo caso East and Tables, e per esempio cliccare su East e vedere che diciamo qual è la distribuzione di delle subcategory all'interno della region East, oppure cliccare sulla subcategory tables e renderci conto, per esempio, che la subcategory tables sostanzialmente è sempre non profittevole, e questo accade nella regione centrale, nel sud e nell'est, ed è poco profittevole, per esempio, nell'ovest. Quindi l'utilizzo del set statico con diciamo in combinata con l'allow selection by category può comunque aggiungere profondità all'analisi. Adesso passiamo a quella che probabilmente è la parte più interessante dei set, ovvero la creazione dei set dinamici. Lo scenario che ho voluto proporre qui è quello di rispondere alle esigenze del nostro ufficio marketing, che ha necessità, come prima, di identificare i clienti alto spendenti con alto profitto, ma ovviamente non si accontenta che questi vengano definiti in maniera statica, ma ha necessità che questo set si aggiorni al variare dei dati sottostanti. Come andare a creare questo set? I set dinamici, a differenza dei set statici, vanno sempre creati dal data pane e vanno creati su una dimensione. Quindi in questo caso io ho selezionato la dimensione customer name, tasto destro, create set. Ed è questo il pannello di creazione del set, che peraltro è molto simile a quello di utilizzo dei filtri, tant'è vero che ci sono tre tab, General, Condition e Top, che lavorano come per i filtri in maniera, diciamo, lavorano in maniera successiva l'uno all'altra, e ci permettono appunto di creare il filtro, il set in maniera dinamica. Io qui avevo già creato il set in maniera dinamica, si chiama Sales and Profit Dynamic Set. Vi faccio notare
ti aprendo il pannello di definizione del set, ci viene riportato il campo sul quale è stato creato il set, appunto il customer name, e poi ho voluto fare un qualcosa di un po' più articolato, ovvero utilizzare il tab condition, che magari non viene sempre utilizzato, si preferisce magari a volte utilizzare altre strategie per arrivare alla stessa finalità, ma io qui ho voluto utilizzarlo. E sostanzialmente nel tab condition sono andato a creare una condizione tale per cui la somma delle vendite, la somma delle vendite per chi? Per la dimensione che ho calcolato, quindi la somma delle vendite di ogni cliente deve essere maggiore alla somma di una load calculation che ho calcolato precedentemente, che mi riporta sostanzialmente la media delle vendite su tutto il dataset. E il profitto, allo stesso modo, deve essere sempre per cliente, deve essere maggiore al profitto medio di, per cliente che abbiamo su tutto il nostro dataset. Quindi in questo modo abbiamo creato un set dinamico partendo da una dimensione e abbiamo aggiunto una condizione che è appunto la condizione che ci consente di dare dinamicità al nostro set. Quando i nostri dati sottostanti varieranno, il set si aggiornerà automaticamente rispettando questa, questa condizione. Una, un'osservazione, ovviamente qui avendo utilizzato una condizione, diciamo scrivendoci dentro una formula, vi faccio notare che qui è importante ed è obbligatorio lavorare con dati aggregati, in quanto all'interno della formula non possiamo utilizzare table calculation o altri tipi di calcoli, proprio perché, per esempio, le table calculation hanno bisogno del diciamo di avere i dati a vista, tra virgolette. Quindi è importante, quando utilizziamo la formula, utilizzare calcoli aggregati. Una cosa importante ed è una proprietà del set dinamico è quella di poter utilizzare, oltre alla feature showing out members oppure show members in set, anche un'altra feature che è il cosiddetto set control. Il set control sostanzialmente si presenta come un menu a scelta multipla attraverso il quale manualmente si può andare a definire l'appartenenza dei membri al set. In questo caso la particolarità di questo set control per il set che abbiamo definito sta nel fatto che vengono sì aggiunti i membri al set, ma tutto deve rispettare anche, anche la condizione che noi abbiamo imposto sul set. Poi vi farò vedere dei casi in cui il set control può essere utilizzato proprio per indicare manualmente quali sono gli utenti, scusatemi, i clienti che sono all'interno o all'esterno del set. Quindi, importante da ricordare, i set dinamici vanno creati direttamente dal data pane su una dimensione, possono essere creati utilizzando la tab delle condizioni, la tab delle top all'interno del pannello di creazione del set, e cosa importante, un set dinamico. Per un set dinamico possiamo utilizzare questo set control, che manualmente ci consente di definire la membership del set. Il set control non è disponibile per i set statici, proprio perché essi sono statici per definizione e non possono variare nel tempo. In questo caso vi faccio vedere un'altra modalità di creazione del set dinamico. Quindi il set dinamico si crea sempre a partire dal data pane, sempre a partire da una dimensione. E lo scenario che ho voluto proporvi è questo: il nostro ufficio marketing ha ora non solo l'esigenza di identificare i clienti alto spendenti, ma di questi, per esempio, vuole conoscere i migliori per profit ratio. Quindi cosa abbiamo fatto? Ho creato un set che si chiama Top by Profit Ratio. Vi faccio notare, quando entriamo nel set è sempre definito, vedete, il campo, la dimensione su cui il set è creato. Ritroviamo la condizione che è la medesima del set precedente, ma in più ci ho aggiunto una top, ovvero una top
Top customer è un parametro che può assumere valori interi e questa è la misura. Quindi questo ci farà la top 5, 10, 20, il valore che c'è nel parametro del profit ratio. Questo è un buon esempio per far vedere come i pannelli delle condizioni del set lavorano in maniera sequenziale. Quindi in buona sostanza il set cosa farà? Dinamicamente calcolerà tutti i clienti le cui vendite, il cui profitto sono superiori alle medie di tutto il dataset e poi sceglierà i top. Quindi è un buon esempio per vedere come l'utilizzo di set e parametri possa essere fatto in maniera congiunta. E infatti qui vedete, utilizzando questo parametro, dei clienti alto spendenti andremo a selezionare i top 5, 10 e 20. In questo caso, come prima, ho utilizzato l'appartenenza al set per dare un colore agli elementi inclusi nel set, ma la stessa appartenenza l'ho utilizzata anche come size per mettere un po' più in risalto appunto i migliori clienti. Veniamo adesso a un'altra tipologia di set che espande ulteriormente le possibilità di analisi offerte dall'utilizzo dei set. Questi sono i set combinati. Il set combinato sostanzialmente si rifà alla teoria degli insiemi e ci dice che praticamente a patto di avere due insiemi, due set costruiti sulla stessa dimensione, noi possiamo farci delle operazioni tra insiemi, ovvero creare l'unione di questi set, oppure possiamo crearne l'intersezione, oppure creare la differenza, diciamo set A meno set B, oppure set B meno set A. Quindi questo aggiunge molta profondità all'analisi perché, come ho detto all'inizio, i set ci permettono in maniera dinamica di creare appunto degli insiemi, in questo caso di clienti. E supponiamo, per esempio, noi potremmo avere definito un set di clienti alto spendenti e poi un set di clienti che hanno effettuato il primo acquisto nel 2018. Potremmo fare l'intersezione di questi set senza ulteriori calcoli e vedere quanti dei clienti che hanno fatto il primo acquisto nel 2018 sono clienti alto spendenti. In questo caso io ho voluto proporre un utilizzo di set combinati creati sempre sulla dimensione clienti utilizzando anche un parametro. In buona sostanza abbiamo questo i sales and profit customer combined set che ho precedentemente creato. Vedete, questo è il pannello di creazione dei set combinati. Sostanzialmente il pannello di creazione dei set combinati ci propone la selezione di due set, un primo set a sinistra, un secondo set sulla destra, e il tipo di operazione che vogliamo effettuare sugli stessi. In questo caso io ho creato un set precedente che si chiama Customer by Segment Dynamic Set, che adesso vi mostro, che vado ad intersecare con il set dei clienti alto spendenti che abbiamo visto negli esempi precedenti. Quindi questo qui è il pannello che vi fa capire che state creando un set dinamico. Scusa Sante, i set devono essere dello stesso tipo o si possono mischiare statici e dinamici? No, possono essere creati anche tra statici e dinamici. L'importante, l'unico limite è che appunto questi set siano creati sulla stessa dimensione. Ok, va bene. Quindi ovviamente se utilizziamo un set statico, deve essere un set statico monodimensionale. Sì. Ok, okay. Non possiamo utilizzare un set statico bidimensionale. Quindi vi faccio vedere questo Customer by Segment Dynamic Set. Che è questo set qui, vedete, creato sempre su customer, sul quale sono andato a creare una condizione parametrizzata. Ovviamente in questo caso, diciamo, il mio intento è di creare un set dinamico
che metta all'interno del set i clienti di un determinato segmento, consumer, corporate e home office, alla selezione di un parametro. Per farlo però, siccome qui nelle formule dobbiamo sempre lavorare in maniera aggregata, mi sono preventivamente accertato del fatto che nel nostro dataset un cliente avesse, diciamo, fosse sempre attribuito ad un unico segmento, ovvero che il segmento del cliente non cambiasse al cambiare dell'ordine. Siccome questo accade nel nostro dataset, cosa ho fatto? Ho detto, guarda, se il parametro segment che adesso vi mostro è uguale a tutti, riportami sempre true, ovvero non applicare nessuna logica. Altrimenti accertati che il segmento di chi? Del cliente, perché questo set è creato sul cliente, sia uguale al segmento che io inserisco nel parametro. Quindi vi faccio vedere il parametro. È questo qui, vedete? Ci ho messo sostanzialmente i valori del segmento e questo valore dummy che mi serve sostanzialmente per far ritornare la condizione sempre vera. A questo punto, come vi stavo facendo vedere, il combined set ha l'obiettivo di prendere l'intersezione di questi insiemi. Quando io vado a giocare con il mio parametro, lui mi mostra dei clienti alto spendenti, solo quelli della categoria del segmento consumer, corporate, oppure home office, oppure tutti. Come si crea un set combinato dal datapane? L'unica esigenza è quella di avere sostanzialmente, come dicevo prima, dei set creati sulla stessa dimensione. Una volta che li abbiamo, li selezioniamo con il tasto, secondo me lo faccio in maniera automatica, quindi con il tasto control, poi tasto destro, create combined set, lui ce li propone e qui andiamo a definire la logica. Alcune osservazioni sul set dinamico. La prima cosa interessante è che, a patto, ripeto, lo sottolineo, che i set siano creati sulla stessa dimensione, noi possiamo creare dei set dinamici a partire da set dinamici, quindi possiamo fare il set combinato, il combined set di set combinati, oppure possiamo fare il combined set di un set combinato e di un set dinamico normale. A differenza però dei set dinamici, i set combinati non danno la possibilità di utilizzare il set control, ovvero questo strumentino che vi facevo vedere prima. Ora abbiamo concluso con la parte teorica sui set, vi faccio vedere qualche caso d'uso che poi alla fine è quello, sono le cose più interessanti che potremo utilizzare nell'utilizzo di tutti i giorni. Come vi dicevo all'inizio, i set sono sostanzialmente dei campi custom che noi andiamo a creare e di fatto vanno a creare dei nuovi attributi, delle nuove dimensioni. E come le nuove, come diciamo, dei nuovi, delle nuove dimensioni, come tutte le dimensioni possono essere utilizzate come filtro. Quindi ricordate il filtro in cui, diciamo, il set in cui volevamo mostrare clienti alto spendenti, ma i migliori per profit ratio, sostanzialmente quelli che avevo fatto vedere in questa visualizzazione? Bene, in questo caso posso decidere di utilizzare questo filtro, cioè questo set come filtro, vedete l'ho messo qui, e andare a giocare con il parametro. Quindi automaticamente mi verranno filtrati solamente i top 5 per profit ratio dei clienti alto spendenti. Dal momento che questo è un set mai utilizzato come parametro, io qui ho utilizzato il show filter, quindi vedete qui ho la possibilità dei top 5 di andare a selezionare a mio piacimento solamente alcuni di essi. E questa ritengo possa essere in alcune circostanze una feature interessante da utilizzare in alcune delle nostre visualizzazioni. Un'altra feature interessante è appunto quella di utilizzare, dal momento che sono dei campi
cioè è come se fossero delle dimensioni, possiamo portarli sul pannello e quindi utilizzare il set come se fossero delle dimensioni. In questo caso il set è sempre quello dei migliori clienti tra gli autospendenti. Vedete, messo sulla dimensione, io ho la possibilità di giocare con il mio parametro e di mostrare la variazione dei clienti che appartiene al set rispetto a quelli che non appartengono al set. Vi ricordo che appunto la proprietà di dividere lo spazio di analisi in tutto ciò che appartiene al set e in tutto ciò che non appartiene al set è appunto uno dei principi fondamentali dell'utilizzo dei set stessi. Ora non lo faccio vedere qui, ma vi faccio osservare che i set, essendo delle dimensioni, possono beneficiare di un'altra delle caratteristiche delle dimensioni, ovvero quella di poter essere messi in gerarchia tra di loro. Quindi noi possiamo creare gerarchie di soli set, oppure creare gerarchie tra di set e dimensioni. L'unico limite è la nostra profondità di analisi e la nostra immaginazione. Ora veniamo ad una delle parti, secondo me, più importanti quando parliamo di set e che può veramente aprirci il mondo, aprirci la strada ad un mondo di altre possibili utilizzi del set e superare alcune delle peculiarità, delle caratteristiche del set quando questi vengono utilizzati da soli. Sostanzialmente c'è la possibilità di utilizzare i set nelle formule e quando utilizziamo i set nelle formule va sempre ricordato che la valutazione di un set ritorna sempre un booleano, quindi o true o false. Qui io venendo da SQL, diciamo dal mondo delle query fatte su database, all'inizio quando ho iniziato a studiare Tableau cercavo di utilizzare i set in questa maniera errata, quindi del tipo if customer in my set, quindi pensavo all'inizio erroneamente di creare un set di clienti e valutare se che il cliente specifico fosse in quel set. Questa è diciamo la sintassi errata. La sintassi corretta con cui utilizzare i set nelle formule è questa qui, ovvero if my set, sottinteso if my set equals true, oppure if my set equals true, oppure if my set false, o if my set not equals true. Quindi dobbiamo sempre utilizzarla come se fosse una diciamo valutazione di un booleano. Come ho utilizzato in questa vista questa caratteristica a mio vantaggio? Ho sostanzialmente creato un campo calcolato che si chiama top high sales, high profit and others. Ok, vedete. E cosa ho detto? Se il top my profit ratio, questo qui è il mio set che ho creato all'inizio, quindi if mio set sottinteso equals true, io qui avrei potuto anche scrivere true, sarebbe stata la stessa cosa. In questo caso il true è sottinteso, quindi dico se è vera l'appartenenza a questo set, allora riportami il nome del cliente, altrimenti riportami others. Facendo in questo modo, io vado a giocare sempre con il mio set di clienti altospendenti di cui prendo la top 5, al variare del parametro, io per i clienti che appartengono al set mostro il nome, e ovviamente in questo caso la sum of sales. Sì. Per i clienti che non appartengono al set, li categorizzo tutti con la label others e do la somma totale delle vendite per chi è fuori dal set. Come vado ad utilizzare il set? Dal punto di vista dell'encoding dei dati, lo utilizzo appunto l'appartenenza e la non appartenenza per dare un colore diverso ai set. E poi qui mi sono divertito, non so se diciamo se è prassi comune per tutti, ma c'è la possibilità per esempio di utilizzare questi placeholder, ovvero delle misure fittizie che mi vanno a creare queste colonne, e poi sono andato ad utilizzare i marker delle colonne per mettere all'interno di questi placeholder, per i quali ho utilizzato poi come tipo di marker una Gantt bar,
andarci a mettere appunto la sum of sales oppure il nome. Ora, per questioni di tempo, non ho creato un esempio ad hoc sulle formule, però vi faccio riflettere su una cosa. Abbiamo detto all'inizio che i set possono essere creati solamente su una dimensione, e questo potrebbe rappresentare un limite in alcune circostanze, perché magari noi vogliamo creare un combined set di, per esempio, clienti e di stati, o di clienti e di customer, quindi su due dimensioni diverse. Come possiamo creare un combined set quando i nostri set sono definiti su dimensioni diverse? Lo possiamo fare tramite le formule, ovvero possiamo creare una formula che valuta per ogni record del mio dataset l'appartenenza all'uno e all'altro set. Quindi noi diremo if my set A and my set B, sostanzialmente ci saremo creati una formula che va a testare il fatto che ogni record del mio dataset appartenga ad entrambi i set. E in questo modo, con l'utilizzo delle formule, abbiamo aggirato il problema di dover creare dei combined set su set creati su dimensioni diverse. Ma un altro importantissimo utilizzo che possiamo fare delle formule è quello di utilizzare una formula per implementare delle logiche di OR. Come tutti sapete, quando noi utilizziamo dei filtri sulle nostre visualizzazioni, tutti i filtri lavorano in maniera concorrente e vanno tutti in logica AND. Con i set e con la proprietà che ci consente di utilizzare i set come filtri, noi possiamo creare sostanzialmente una formula che ci ritorni true se un elemento appartiene a un set A oppure ad un set B. E in questo modo avremo utilizzato i set, la possibilità di utilizzarli nelle formule e la possibilità di utilizzare queste formule come filtro per creare una logica di OR dei nostri filtri, cosa che altrimenti sarebbe impossibile. Ora, diciamo, passata la parte prettamente analitica dei set, vi faccio vedere anch'io come è possibile con i set creare un effetto grafico che è quello del proportional brushing, che a differenza dell'esempio fatto vedere da Davide, dal momento che utilizziamo i set potrà contenere più elementi. Qui sostanzialmente ho fatto una dashboard in cui riportiamo le vendite mensili, cioè per mese, per regione e per segmento. Ho creato questa action che mi consente di selezionare una category. Alla selezione di questa category mi compaiono le subcategory. Posso selezionare più subcategory o addirittura un'altra category, e selezionandole vado a creare il mio proportional brushing, che non è più diciamo limitato all'utilizzo di un solo elemento, ma ne può contenere più di uno. Per creare questa visualizzazione, poi magari se ci sono domande possiamo approfondire successivamente, mi sono divertito ad utilizzare i set in maniera, diciamo, meno standard, ovvero c'è la possibilità di utilizzare i set sulle dimensioni, e questo l'abbiamo detto sin dall'inizio, ma per esempio nulla ci vieta di creare un nuovo campo che si popola con un valore o meno a seconda del fatto che un altro campo, in questo caso category, sia nel set. E poi creare un campo sostanzialmente, e poi creare un set sostanzialmente su un campo che cambia il suo valore in dipendenza di un set. Poi magari se avanza, quando finiamo la presentazione, qualcuno è curioso di come creare questo tipo di interazione, possiamo tornarci su. Ovviamente qui non ho solamente utilizzato le set, ma ho utilizzato anche delle set action. E in buona sostanza ho creato una set action che mi consente di selezionare più categorie, qui technology, office, furniture. Come è stata creata? Un po' in maniera simile a quello che accade le set action, per le parameter action che abbiamo visto precedentemente. Io definisco la dashboard, lo sheet da cui mi deve partire l'azione. In questo caso io qui ho uno sheet che è il category selector.
seleziono il set da andare con il quale andare a interagire, definisco un'azione che deve essere svolta quando appunto vado a selezionare un elemento, perché io qui l'ho fatto on select, è un'azione che diciamo mi triggera il fatto che sto cancellando, scusatemi, un comportamento che mi triggera il fatto che sto cancellando il set. In buona sostanza io qui l'ho configurato in maniera tale da aggiungere elementi al set quando ci clicco sopra e cancellarli tutti quando cancello l'azione. Stessa cosa l'ho fatta per la seconda visualizzazione, che è quella che si attiva quando seleziono una category, che appunto mi permette di selezionare uno o più category e di rimuovere tutti i valori quando cancello l'azione. Sostanzialmente questo è quello che viene fatto quando l'azione viene creata. Se io riclicco su un elemento che già era nell'azione, oppure premo il tasto ESC, adesso non lo premo altrimenti mi esce dalla condivisione, se ci riclicco sopra l'azione viene cancellata e il set viene svuotato. Vi faccio notare che quando state sviluppando e magari state testando, se testate in questo modo e riempite i set, ricordatevi di svuotare i set prima di fare il rilascio su Tableau Server, altrimenti i set memorizzeranno i valori che avete immesso nel momento del test. Proprio perché una caratteristica dei set è quella di memorizzare i valori. Adesso vi faccio vedere una caratteristica dei set quando parliamo di order of operation. Come tutti sapranno, o chi non lo sa invito ad approfondire l'argomento, Tableau definisce una cosiddetta query pipeline, ovvero un ordine con il quale le operazioni vengono svolte. Vi faccio notare che i set sono collocati prima dei filtri dimensionali e dopo i filtri di contesto, quindi agiscono dopo i filtri di contesto, ma agiscono prima dei filtri dimensionali. A tal proposito ho creato una visualizzazione in cui ho creato un set statico di top 10 clienti, set statico creato preventivamente sostanzialmente andando a selezionare a mano i top 10 clienti by sales, e un set dinamico che mi seleziona i top 10 clienti. Il set dinamico creato sulla dimension customer name utilizzando la tab top 10. Se non applichiamo nessun altro filtro a queste visualizzazioni, il set statico e il set dinamico sostanzialmente ritornano gli stessi valori. Dopodiché decidiamo di applicare un filtro ad entrambe le visualizzazioni. In questo caso ho filtrato tutti gli ordini provenienti dalla città di New York. Come notate, i set non portano più i 10 clienti, ma ne portano solamente alcuni. Ma sia quello statico che quello dinamico continuano a portare, ad avere gli stessi membri all'interno. Perché i set non contengono più gli stessi valori di prima? Perché all'interno dell'ordine delle operazioni il filtro dimensionale viene applicato dopo i set. Quindi sostanzialmente Tableau cosa sta facendo? Calcola i primi 10 e poi filtra i primi 10 solamente per quelli che hanno fatto ordine dalla città di New York. Quindi dei primi 10 ne prende una quota a parte. Ma la cosa interessante avviene quando andiamo a mettere lo stesso filtro dimensionale nel contesto. Il filtro di contesto adesso agirà prima del set, e cosa accadrà? Il set statico sostanzialmente non subirà alcuna variazione tra il filtro applicato in maniera regolare e il filtro posto nel contesto, perché sostanzialmente aveva sempre quei 10 clienti definiti in maniera statica. E quindi quando noi andiamo a applicare il filtro nel contesto, di quei 10 prenderà solamente quelli che hanno fatto ordine nella città di New York. Ma cosa ben diversa accade con il set dinamico, perché, vedete cosa sta accadendo, il filtro di contesto viene applicato prima, quindi nel mio dataset ho solamente gli ordini fatti dalla città di New York, e poi su questi calcolo i top 10. Quindi sostanzialmente con l'utilizzo del filtro di contesto, io adesso sto tirando fuori qui i top 10 clienti che hanno effettuato ordini dalla città di New York.
Sempre per giocare con l'ordine delle operazioni, vi propongo uno scenario divertente e una soluzione elegante ad alcuni, diciamo, alla possibilità di interagire con le dashboard. Supponiamo di essere interessati alle vendite degli stati confinanti con il Messico. Questi stati sono Arizona, California, New Mexico e Texas. Però noi vogliamo dare all'utente un filtro, come accade in questo momento, che sostanzialmente porti al suo interno solamente questi quattro stati, di modo che lui, sempre all'interno di questi quattro stati, possa decidere quale analizzare e come andarli ad analizzare. Bene, se io avessi solamente il filtro, come in questo caso, sarebbe abbastanza complicato per l'utente andarsi a selezionare tutte le volte i vari stati, vedete? E diciamo avere un'interazione agile con la dashboard. Quindi cosa posso fare? Posso andare ad utilizzare l'ordine delle operazioni a mio vantaggio. Guardate, io ho creato qui un set degli stati confinanti con il Messico. Questo set può essere creato in maniera statica. L'unico limite di quello creato in maniera statica è che dobbiamo prenderci un po' di tempo a creare la visualizzazione, a selezionare i marker, oppure in maniera dinamica. Quindi io qui dentro sono andato a selezionare, vedete, sul field, sulla dimensione stato, i quattro stati di mio interesse. Quindi ho creato questo set, l'ho messo nei filtri e dopo aver messo il set nei filtri ho aggiunto il filtro. Siccome vi ricordo che nell'ordine delle operazioni i set agiscono prima dei filtri dimensionali, cosa sta accadendo nella mia visualizzazione? Che sostanzialmente gli stati disponibili sono già stati prefiltrati dal set e in questo modo il filter control riporterà solamente i miei stati. Ok? Vi faccio osservare che probabilmente avremmo potuto ottenere lo stesso risultato utilizzando, per esempio, un filtro creato in questo modo, ovvero un booleano, dove dicevo state deve essere in California, Texas, Arizona, New Mexico. Avrei potuto portare questa proprietà, diciamo, nel pannello dei filtri, selezionarla a vero. In questo caso avremmo tolto il nostro set e avrei utilizzato questo come filtro di contesto in maniera da limitare l'analisi solamente a quei quattro stati. Bene, avrei avuto, vedete, lo stesso risultato. Qual è il contraltare di questa scelta? Il contraltare di questa scelta è che, a differenza della scelta che vi ho proposto, ovvero set e filtro, dal momento che non abbiamo limitato il nostro contesto, possiamo ancora utilizzare, per esempio, delle fixed load per accedere a tutto il dataset. E per esempio su una visualizzazione di questo tipo potremmo sia avere il beneficio di questo comportamento del filtro, ma anche per esempio mostrare la percentuale delle vendite della California rispetto alle vendite di tutto il dataset. Se invece avessimo utilizzato il filtro di contesto, questo non sarebbe, diciamo, questa proprietà come filtro di contesto, questo non avremmo potuto raggiungerlo. Ora passo all'ultima visualizzazione, che ho chiamato Set in Action, che sostanzialmente è una visualizzazione che va a sfruttare l'utilizzo delle set e l'utilizzo dei parametri. Ho immaginato sostanzialmente un caso d'uso in cui ci venga richiesto di sviluppare un'applicazione, una dashboard mobile, dalla quale l'utente deve poter quando si collega, vedere il profit month to date, quindi dall'inizio del mese la data corrente, in questo caso vedete dall'1 maggio al 12 maggio che è oggi, questo per profit e per sales, oppure avere la libertà di selezionare periodi a piacimento, per esempio vedete da gennaio dal 1 gennaio al 30 aprile e valutare
queste misure all'interno di questo range. E magari nello sviluppare questa dashboard ci sarebbe risultato scomodo dare su un telefonino un controllo di un parametro per la scelta della data di inizio e fine, ma ci viene molto più comodo definire appunto un set che andiamo a popolare dinamicamente e che con due clic sostanzialmente consente all'utente di selezionare, vedete, dei periodi a suo piacimento. Ovviamente cosa abbiamo sfruttato in questa dashboard? Abbiamo sfruttato i parametri per consentire, vedete, questo comportamento di selezione degli anni. E questo è un po' simile a quello che ha fatto vedere Davide sopra, o addirittura il comportamento di selezione dei mesi. Poi abbiamo definito sostanzialmente un set sulla data. Definendo un set sulla data possiamo, vedete, andare a sfruttare delle set action per definire una data di inizio ed una data di fine. Abbiamo utilizzato la proprietà dell'in e out of set per creare, diciamo, per andare a colorare di rosso i giorni selezionati. Ed abbiamo utilizzato la proprietà di appartenenza al set per creare un campo calcolato che ci vada a calcolare sostanzialmente il profitto e le vendite solo per i giorni che sono all'interno dei set, all'interno del set che siamo andati a popolare. Ora poi, se qualcuno ha delle domande su come creare questa dashboard e vuole andare a vedere le particolarità che ci sono nel background, possiamo farlo insieme. Per il momento ho finito, spero che abbiate trovato interessante quanto esposto e che possiate utilizzarlo nelle vostre prossime dashboard. Grazie Sante, davvero un sacco di roba, ma tanto interessante. Alla fine, anche per esperienza personale, i set vengono utilizzati poco. E in realtà, come ci hai fatto vedere te, ci si possono fare veramente tante cose. Non so se qualcuno ha qualche domanda da fare. Tante, sei riuscito a decimare la community. No, penso, vabbè, anche dai commenti che ho visto in chat, tutti hanno trovato questa sessione molto interessante e non vedo l'ora di poterla rivedere con calma su YouTube, perché effettivamente abbiamo dato molti contenuti avanzati, molte possibilità appunto di utilizzare sia i set e i parametri, quindi sicuramente devono essere metabolizzati un pochino con calma. Certo. Una cosa che possiamo fare magari, Sante, è pubblicare i workbook ognuno sicuramente public e poi li mettiamo su LinkedIn. Infatti poi se per caso qualcuno ha qualche domanda la può postare sui canali della community, quindi su LinkedIn piuttosto che su Slack, esatto, come diceva Davide. Ok. Posso fare una domanda? Intanto grazie, molto interessante, ma bisogna mettersi lì a provare. Mi chiedevo una cosa, si può visualizzare il set sulla mappa? Sì. Sulla mappa? Sì, sì. Per esempio... Perché oggi abbiamo visto solo grafici di tipo diverso. Sì, sì. Invece ho dei dati su una mappa, dico voglio... Condivido lo schermo. Sì, di fatto per Tableau la mappa è una visualizzazione come altre, quindi è soltanto una primitiva grafica differente. Allora, per esempio noi possiamo fare questo, prendiamo state e lo mettiamo sulla nostra mappa. Dopodiché sulla dimensione state possiamo creare un set. Quindi my set. Quindi questo è un set dinamico perché lo stiamo creando dalla database. A questo punto posso portare il myStateSet nei colori. Siccome è un set dinamico, posso utilizzare il setControl. E quindi andare a selezionare gli stati
e ovviamente mi si colorano sia quelli appartenenti al set che quelli non appartenenti al set. Ora, qui l'ho fatto sulla stessa visualizzazione, però per esempio il fatto di colorare gli stati poteva essere triggerato da un'altra visualizzazione dove magari noi avevamo stati e vendite. Potevamo portare in buona sostanza, anzi lo faccio vedere direttamente di qui. Quindi questa è la visualizzazione su cui abbiamo gli stati e le vendite. Io qui posso creare, ora non lo faccio sulla dashboard, lo faccio direttamente sulla worksheet, posso creare un action, una set action in questo caso, e dire che vado a lavorare sul my state set. Ovviamente cosa importante per lavorare sul set all'interno della visualizzazione, la dimensione sulla quale è creato il set deve essere parte integrante della visualizzazione. Quindi in questo caso io ho state. My state set lo mettiamo anche qui per colorare. E quindi cosa possiamo fare? Posso selezionare gli stati su questa visualizzazione, poi immagino li messi insieme sulla stessa dashboard, e quelli che ho selezionato di là, lui me li ripropone anche di qua. Cioè, quindi il concetto fondamentale è che in qualsiasi visualizzazione noi possiamo creare la set action a patto che l'elemento cardine su cui il set è creato faccia parte della visualizzazione. Spero di aver risposto. Grazie, sì sì. Prego, grazie a te per la domanda. Ovviamente puoi creare set anche su delle condizioni su numeriche, campi fleco, quindi certo. Set, tutti i stati che hanno un profitto maggiore di zero nel caso di quel sample superstore o cose del genere. Sì, oppure nella mappa tu puoi selezionare i singoli stati e vengono, si aggiungono, si tolgono dal set, casomai è vero, una visualizzazione a barra che ti fa vedere il totale del venduto per quegli stati che hai selezionato rispetto agli altri. Lì c'è soltanto il limite, come sempre in Tableau, è solo la fantasia. Infatti. Ok. Ci sono, se non ci sono domande, direi che si è fatto tardi. È ora di andare a cena. Certo. Anche perché devo anche preparare la cena. Al nord, adesso al nord a cena a quest'ora, al nord. No, a Roma voglio ancora. No, ma io, il problema è che non ho ancora iniziato a preparare la cena per i miei figli. Quello è il problema. Soltanto un'ultima domanda. Tutto intanto utilissimo e già mi sono segnata qualche cosina che mi piacerà sperimentare nei prossimi, anche nei report già presenti. E, per quanto riguarda la role level security, ci sarà, pensate di, visto che è una cosa che ancora non ho avuto l'opportunità di vedere, pensate di fare in futuro un incontro a riguardo su questo, ci sarà? O... sarebbe interessante se tu lo studiassi e lo presentassi tu. Perfetto. Diciamo che questo potrebbe essere un buon tema che puoi approfondire, poi cioè non è che qui cerchiamo, cioè dobbiamo spiegare le cose. Se magari ci fosse, no, infatti chiedevo se ci fosse stata già l'opportunità di vederlo. È un programma per un po' di prossimo evento, ma dobbiamo guardare ancora insieme a Pietro un paio di cose. Diciamo che per il prossimo evento abbiamo due strade, o il classico speech come abbiamo fatto ad oggi, oppure mi piacerebbe sperimentare qui, come già avviene a Bologna, fare delle round table, quindi tanti piccoli gruppi, realizzare un dashboard in un'ora e mezza e poi condividere due eventi. Questo sono bello. Per quanto riguarda sui temi, si possono assolutamente proporre, la difficoltà è trovare le persone che poi ne discutono, non vogliamo essere noi le persone sempre sul palco a presentare le cose, non è il nostro obiettivo, ma l'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più le persone. Per questo non prenderla male come te l'ho proposta, però... Ah, no, non figurati, certo. Qui. Anzi, grazie. Stiamo lavorando per fare degli eventi anche solo al femminile, anche se non abbiamo il data woman, quindi diciamo che una cosa che mi piacerebbe se riuscissi a approfondirlo, in modo che poi organizziamo un evento dove sul palco ci sono solo delle donne. Quindi tu non ci sei poi, Davide, nell'evento tutto al femminile? Ascolto, capito? Il mio obiettivo è ascoltare. Ah, ascoltare, ok.
Per una volta tanto non parla. Esatto, parlo già troppo, secondo no, me. No, ma no, Davide poi... No. Ok. Va bene, dai. Anche va se bene, sei... direi che siamo rimasti in sette. Dai. L'aperitivo non si può fare, quindi... Vi auguro a tutti. Prossima, ci diamo appuntamento la prossima volta, quando esatto. Si potrà fare. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie. E buona serata. Buona serata. Grazie a voi, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.